Buongiorno e benvenuto al professor Enrico Menduni, curatore della mostra 1960-1975 anni interessanti da oggi al Museo di Roma in Trastevere. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professore, in un mondo tanto urlato e molto raccontato, porsi di fronte al racconto per immagini, no? della nostra storia, che riflessioni può portare? Le riflessioni vengono dal fatto che le foto sono tante, come i ricordi che si affollano nella mente di ciascuno, di quelli che c'erano, di quelli che hanno imparato questi fatti perché gliel'hanno raccontati o perché li hanno visti al cinema, in televisione. E quindi sono anni plurali dove ci sono tantissime rappresentazioni diverse. Noi abbiamo cercato di darne una che tenga conto dei due aspetti che riteniamo principali. Da una certa parte la soddisfazione per un benessere che si comincia a palpare e dall'altra l'insoddisfazione perché a questo benessere non corrisponde un livello di civiltà, di diritti, di superamento di vecchie contraddizioni e problemi come in altri paesi europei. Quindi un'Italia che si affanna per essere un paese come gli altri, per certi aspetti più degli altri, ma si porta dietro dei retaggi del passato che non riesce a elaborare. Professore, 124 scatti selezionati tra una infinità Milioni, sì. di un quindicennio che parte con il grande successo italiano delle Olimpiadi organizzate a Roma nel 1960 e termina con la morte di Pasolini nel novembre 75. 1975. E, beh, insomma, 15 anni di storia, no? Faticoso. 15 anni di Questo. 15 anni di storia importante. 15 anni sì e che assomigliano moltissimo a quello che succede oggi. Mi ha colpito questo, nella presentazione di oggi, il tema che tutti gli altri dicevano era, beh, questa è una mostra che parla dell'oggi. Io francamente volevo parlare del ieri, ma mi rendo conto che i miei sono gli occhi dell'oggi, anche se un po' scassati. E quindi è vero questo. Vedete, uno impara molto anche dal pubblico, no? Non è che riversa, c'è sempre uno scambio. E io vedo molto che è un modo di raccontare l'oggi, ecco. Anche per immagini, c'è una foto che è forse una foto emblematica di questo periodo, di una mamma che nel 1960 è felice di sottoporre il proprio bambino alla vaccinazione. È un tema È vero, attualissimo. sì. È molto. C'è anche. Noi abbiamo presentato anche delle clip di programmi televisivi o di cinegiornali. C'è anche I Promessi Sposi di Manzoni, diventato teleromanzo nel 62, dove il povero Renzo viene accusato di essere un untore perché c'è la peste di Milano e quindi tutti stanno chiusi in casa, una sorta di lockdown del 600, ecco. E poi c'è anche la foto dei monopattini per fronteggiare l'emergenza energetica Sì, nel è 1975, vero. quindi Sì, un tema attualissimo. yesterday. E poi, professore, questa è una foto del Ponte Morandi ritratto nel 1967, che sappiamo bene È crollato. diventerà poi recentemente, purtroppo. Una tragedia italiana. Devo dire, fu presentato come un capolavoro di ingegneria e lo era. Ma forse costruire un ponte sopra tutte quelle case non era proprio una scelta brillante. Professore, grande importanza il ruolo dei cinegiornali, la possibilità che lei ha, come dire, individuato di screenshottare immagini provenienti dai cinegiornali rende infinita la possibilità di È racconto nostra per fortuna. immagine. Sì, Che sì. cosa dice di questo? Beh, noi diciamo. Già questa mostra noi le foto le abbiamo come inventate, perché molte di queste foto erano dei negativi che non erano mai stati stampati. E ecco, qui vedete, questi sono i famosi monopattini. I monopattini. E poi diciamo, molte di queste foto, alcune di queste foto vengono da cinegiornali che sono stati appunto sottoposti a questa operazione. E ci danno delle immagini veritiere, ma mai viste prima.
Assolutamente, quindi nascono anche proprio nascono come oggetto artistico, oggetto d'arte, perché molte poi erano anche conservate solo in pellicola, quindi sviluppate ma non stampate. Sì, praticamente noi abbiamo chiamato la capa del fotografico, Paola Angelucci, la nostra ostetrica, che fa nascere delle cose. Ma professore, questo che cosa significa? Che i 3,5 milioni di fotografie che sono conservate nell'Istituto Luce sono solo la base di un racconto infinito che dobbiamo sviluppare, e la storia narrata deve essere ancora completata da questa storia per immagini. E completata dai visitatori. Dai visitatori. L'ultima cosa prima di lasciarla, professore, in un mondo che è davvero molto urlato, no? In cui c'è una narrazione, tutti raccontano tante parole, quando il visitatore si pone di fronte a immagini così forti, sono 124 su 15 anni che raccontano la nostra storia, ecco, quale riflessione è portato a fare proprio nel momento intimo del suo porsi di fronte ad una storia che nessuno gli racconta, ma che lui può interpretare? Io penso che sostanzialmente, se noi al posto di queste 124 foto avessimo messo 124 specchi, per certi aspetti sarebbe stato lo stesso. E professore, questa mostra viene dopo la mostra meravigliosa organizzata a Palazzo Braschi, Il Sorpasso, quando l'Italia cominciò. Lì è c'era anche un catalogo in questo caso. E anche questo abbiamo un catalogo anche più bello. E quindi insomma è memoria che resta. Il catalogo sempre tutto bilingue, tra parentesi. Certo. Quindi... Per una condivisione di esperienza, professore, in bocca al lupo a questa mostra che sarà visitabile fino a ottobre. E che viene anche poi corredata da una rassegna filmica con i film che hanno raccontato e fatto grande l'Italia nel mondo. Al prossimo appuntamento dopo il 75. Molte grazie per il suo impegno scientifico, oltre che storico. Grazie.